Io ho iniziato come cantante pop rock, quindi ho una formazione di musica leggera fondamentalmente, e poi dopo mi sono appassionata alla lirica, un po' per sfida, perché avevo sentito l'aria della Regina della Notte dal flauto magico di Mozart, dove ha questi sovracuti bellissimi. Ho detto: ma non è possibile farlo con la propria voce, voglio saperlo fare anch'io. E quindi poi ho iniziato a studiare in conservatorio e tutto il repertorio classico, ma sono sempre stata molto attratta dall'uso a 360 gradi della voce. Noi quattro chitarristi di Buenos Aires siamo parte del Nun Tempe Ensemble. Nun Tempe è una parola in esperanto che vuol dire ora, per cui è un ensemble dedicato interamente alla musica contemporanea e il nostro lavoro consiste in diffondere la musica dei compositori attuali e diffondere le possibilità espressive della chitarra contemporanea, che è una chitarra sviluppata in tanti sensi sonori, non soltanto dall'amplificazione, ma anche dell'intervenzione dello strumento, anche delle scordature, anche dei testi e dei rumori che si possono fare. C'è The Cold Trip di Bernhard Lang, che è uno dei più importanti compositori viventi austriaci, che ha fatto questa serie di monodologie, si chiamano, dove praticamente rifà dei pezzi di musica classica molto conosciuti, e in questo caso l'ispirazione è quella del Winterreise di Schubert. E quindi prende oltre al testo, prende anche delle cellule magari ritmiche o melodiche e le rielabora in un continuo loop costante. Quindi ci sono queste frasi continuamente ripetute, tutte uguali, perché poi la ripetizione, diciamo, faceva parte anche del Winterreise di Schubert, quindi insomma riprende questo. Creo que el loop es un elemento puramente musical que sí está trazando el puente entre el rock, el pop, la actualidad y la repetición en la obra original que es el Schubert, el viaje de invierno.
nosotros, por supuesto, es una obra que ya hicimos y en este último tiempo, preparando el viaje, estuvimos ensayando mucho entre nosotros, pero es una obra que, por supuesto, no se completa sin la voz, por lo cual estas últimas horas, porque ni siquiera fueron muchos días, fue un intenso trabajo para poder ensamblar todo lo que no había en el rompecabezas, que es la parte más importante, ¿no? El canto. Ad esempio viene chiesto di utilizzare vari tipi di emissione vocale, dallo Sprechgesang, che è un parlare cantando, al cantato lirico, se no la pop voice viene richiesto, e poi è pieno di quarti di tono, insomma è un bel brano che presenta varie complessità, ma nell'insieme direi molto affascinante, ecco. Buscando qué otra música acompañaba a la obra de Bertrand Lang, elegimos una obra que se llama Suite Teatro Martín Fierro, que también es una pieza que, como la obra de Bertrand Lang, dialoga con el pasado. La obra tiene muchos elementos de las guitarras de principios del siglo XX, del tango en la llanura pampeana y en Buenos Aires. Y creemos que en esa mixtura las dos piezas dialogan, ¿no? En esta historia del pasado, pero a la vez con elementos del presente. È una cosa totalmente nuova, non ho mai suonato con delle chitarre se non quando da giovane avevo i gruppi rock, pop, quindi suonavo in vari band, però in contesto classico è la prima volta e forse la difficoltà anche, è un brano che comunque presenta delle difficoltà interne e trovarsi, ecco, un giorno prima per provare e poi andare in scena, insomma, è tosta, ecco, una bella sfida, è una bella avventura, è una bella sfida, sì. Such despair.